Signore, oggi ci annuncia una parola meravigliosa, ci annuncia il suo amore, ci annuncia la libertà, ci annuncia il dono totale di Lui a noi, ci annuncia la radice più profonda di ogni nostra relazione, fratelli carissimi. Perché Gesù non respinge quando noi respingiamo? Cristo sapeva questo di Pietro, di Giuda e di tutti i suoi discepoli, di te e di me e di tutti i cristiani nel corso dei secoli. Sapeva perfettamente e non lo ha respinto e non ci ha respinto, fratelli. Lui si è donato completamente, si è donato senza riserve, senza anticoncezionali, nel senso che lui ha dato la vita per dare la vita, nel senso vero del termine. Ha dato la vita, cioè ha offerto la sua vita per generare vita, vita nuova in te e in me. Questo significa chi viene a me non avrà più fame e io lo risusciterò all'ultimo giorno, perché Gesù Cristo, amandoci, dandoci la vita eterna oggi, oggi, strappando dal nostro cuore la malattia infernale che ci tiene schiavi, che ci dà la morte, che ci impedisce a accettare e che ci fa respingere costantemente l'altro, per cui vediamo e non crediamo che nella moglie, che nel marito, che nella persona che c'è accanto, c'è lui e che noi ci doniamo a lui e che è lui che ci accoglie attraverso la moglie e il marito anche con quel carattere. Per questo viviamo i rapporti sregolatamente, senza un ordine soprannaturale, un ordine di amore vero, di amore autentico. Per questo la maggior parte dei nostri rapporti sono chiusi alla vita, ma non soltanto sessualmente, se non le nostre parole, i nostri sguardi, i nostri gesti, sono chiusi alla vita. Bene, Cristo oggi prende tutto questo che noi siamo, non ci respinge, perché? Perché vede in noi il dono del Padre a Lui, perché Lui è venuto non per fare la sua volontà, come abbiamo visto nel Getsemani, ha avuto paura, avrebbe voluto lasciar perdere perché era troppo forte il dolore, era troppo forte la sofferenza che si avvicinava. Tu ed io che ci esplodiamo, tradito dal suo popolo, tradito dai suoi amici, lasciato solo, 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 solo. Bene, Gesù Cristo non è venuto a fare la sua volontà, è venuto a fare la volontà di colui che lo ha mandato, e la volontà di colui che l'ha mandato è che nessuno si perda, che nulla si perda, neanche un istante della tua vita, neanche un istante della mia vita, neanche un istante della vita di tuo figlio, perché io gli dia la vita eterna, perché chi vede me e crede in me abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, cioè io oggi ti do la vita eterna, e ti risusciterò nell'ultimo giorno, cioè apro davanti a te la finestra sul destino eterno. E questa è la fede, fratelli. Io posso donarmi a mia moglie solo se vedo per mia moglie e per me un destino eterno, la risurrezione, la mia risurrezione, la risurrezione di mia moglie, la risurrezione della carne. Cioè che mia moglie ha un destino, che mio marito ha un destino, i miei figli hanno un destino eterno. E che in Cristo nulla, nulla, nessun giorno, neanche i giorni più terribili, neanche i giorni buttati al vento, nulla va perduto, perché tutto in Cristo è ricapitolato per la vita eterna, per essere risuscitati da Lui. Hai questa prospettiva? Hai questa fede? Vedi così le cose? No, non le vediamo. Dobbiamo sperimentare che Lui non ci respinge. Dobbiamo sperimentare che siamo un dono consegnato dal Padre a Cristo, perché Cristo non perda nulla di noi. Dio si è fatto carne, il pane che viene dal cielo, il cibo che viene dal cielo, è Lui, è il Figlio, diceva ieri la parola, che dà la vita al mondo, è Lui che è venuto dal cielo per portare una vita superiore, che oltrepassa la vita biologica, che oltrepassa le barriere, i muri che noi erigiamo. È un'altra cosa, una vita nuova, una vita eterna dentro di te. Allora, un matrimonio, un rapporto nuziale, si compie nella prospettiva celeste. Per cui ogni gesto, anche l'unione sessuale, ha una risonanza eterna. È un passo verso la risurrezione, nell'ultimo giorno. È un giorno o una notte in cui io mi unisco a mia moglie, a mio marito, donandomi completamente, senza barriere, senza cercare il mio piacere, soltanto guardando la volontà di Dio. E lì c'è un piacere infinito, un piacere sessuale, un piacere profondo, 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 perché è dono, perché è dono, perché tutta la mia persona, mente, corpo, anima, come nello Shema, amerai il tuo Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua carne, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, in un'unità in Cristo, un'unità antropologica, come dire, un'unità della persona che si dona completamente, per cui c'è lì un piacere estetico, un piacere anche erotico se vogliamo, anche quel piacere che Dio ha voluto, perché è chiaro, se dai la vita, se ami, non può essere una cosa che ti fa male, anche se comporta sofferenza, anche se comporta dolore, 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 perché Cristo ha dato la sua vita sulla croce. E quindi molte volte unirsi sessualmente e unirsi donando i propri schemi, il proprio tempo, le proprie idee, rinunciando a se stessi, comporta e suppone molte volte una sofferenza, comporta un sacrificio, stanchezza, difficoltà, ma c'è lì un piacere, una gioia che sa di vita eterna,
che sta di paradiso, che sta di cielo e che mi dà dentro una certezza ogni giorno più profonda, ogni giorno più radicata, che Cristo risusciterà la mia carne, che risusciterà la mia vita. Perché? Perché io oggi lo sto sperimentando. Sto sperimentando cosa vuol dire la risurrezione. Sto sperimentando cosa vuol dire uscire da me stesso. Cosa vuol dire vedere distrutte le barriere, la tomba che mi separa dall'altro. La pietra del sepolcro portata via perché io possa passare attraverso questa porta che mi porta all'altro, che mi conduce all'altro. Questa esperienza conferma in me che niente di me va perduto, che nessun istante della mia storia. Così potrò vedere mio figlio. Così potrò vedere gli altri, così potrò vedere con occhi di fede che vedi a Cristo, all'opera negli altri, Cristo che ama gli altri e Cristo che ama te. Allora crederai e avrai la vita eterna e aspetterai come il giorno delle nozze eterne, il giorno in cui Cristo ti risusciterà nell'ultimo giorno.